Siamo con Nunzio Reina, presidente di Confartigianato Palermo, per fare il punto della situazione su crisi economica e imprese che vanno chiudendo. Dottore Reina, i numeri parlano chiaro, la Eh sì, situazione non è bella. assolutamente d'accordo. La situazione è drammatica perché il numero delle cancellazioni, dati infocamere, quindi non inventate, sono su 1.049 imprese iscritte quest'anno, tutto il 2012, 1.225 si sono cancellate. Ma il vero problema è che il numero di iscrizioni che è avvenuto di recente non sono altro che una quantità di elementi che lavoravano all'interno delle imprese e per continuare a sopravvivere, visto che non c'è possibilità di occupazione, preferiscono fare impresa. Con un'altra considerazione da fare, che su queste imprese molti lavoreranno in nero, altri faranno l'iscrizione solo e semplicemente per poter fare certificazioni, per poter fare tutto quello che obbligatoriamente la gente chiede in alcuni casi, e quindi continuano a sopravvivere, ma nell'illegalità. E in tutta quella forma che non è gradita alle imprese sane. Imprese che chiudono significa posti di lavoro che si perdono. Avete una stima proprio in termini di unità lavorative? Ma io faccio solo una considerazione: l'artigiano minimo ha due dipendenti. Dei due dipendenti, se facciamo conto, 1.220 imprese solo quest'anno, perché l'anno scorso è stato un anno disastroso, 1.500 imprese hanno chiuso. Allora il vero problema è che va considerato di anno in anno e non nell'anno che parliamo. Perché se parliamo di anno in anno, vediamo che va scomparendo l'artigianato. L'artigianato è arte, l'artigianato è cultura e abbiamo perso parecchi mestieri che oggi sarebbero graditi per la necessità che la città ha. E secondo lei qual è la soluzione? Quali provvedimenti andrebbero presi? Penso all'apprendistato piuttosto che ad altre forme. Su tutto va fatto indirizzare i giovani al mondo dell'artigianato, cercando di prepararli già nelle scuole e dare la possibilità di apprendere un mestiere, non con la formazione professionale come si è fatta fino adesso, ma il ripristino della bottega a scuola, insegnare all'interno delle attività artigianali il mestiere al ragazzo. Tutto questo lo mette nella condizione di avere non solo di apprendere un mestiere, ma metterlo nella situazione che se apprende ad immagine e somiglianza del titolare ha l'opportunità di avere un lavoro eterno e quindi diventare l'imprenditore del domani. Ci sono mestieri che abbiamo distrutto e che ora servono. Per esempio, ora l'inserimento della bicicletta così notevole, ma chi aggiusta le biciclette? L'abbiamo perso. I pupari, che è la cultura palermitana, non ci sono più ragazzi che si inseriscono. Allora il mondo dell'artigianato va rivalutato in questa maniera, con l'aiuto alle imprese che formano. Anticamente a Palermo c'era quell'uso, piglia light e mettila da parte. Dico, se si vuol fare questo, dare un mestiere, dare un'opportunità di lavoro a tutti perché sanno fare qualcosa, non esiste alternativa che togliere le scuole professionali, l'inserimento delle botteghe a scuola e dare aiuto a chi forma questi ragazzi. Avete avviato un dialogo con le istituzioni, per esempio il comune, per dei progetti mirati? Sì, noi ci indirizziamo ovunque. Il problema è che in questo momento e da tanti anni la politica è distante anni luce da quelle che sono le problematiche di tutti i settori, dalla società civile a quelle che sono le problematiche del mondo del lavoro. Chiunque, come il ministro Fornero, si siede, piange, poi prende decisioni. Ma non sa le realtà, non sa la realtà del lavoro, non sa le necessità del lavoro. Dovrebbero essere più vicini, la classe politica dovrebbe essere più vicina alle esigenze delle imprese, alle esigenze della gente e lavorare di conseguenza.